Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video che è successo abbiamo tentato di risvegliare il potere di Summer con le 5 spade leggendarie, ma in realtà era tutto un barbatrucco di Vuoto Oscuro che è stato liberato quindi dalla sua prigionia ed è tornato più arrabbiato di prima. Però io me la sono presa con calma, visto che ormai è stato liberato, e ho fatto il rango A. Invece oggi che cosa si fa? Beh, prima di tutto dobbiamo andare nel passato, se solo funzionasse. Traspec durante il giorno, dobbiamo andare addirittura sia alla slot Kai sia alla residenza Mount, non male. Chissà cosa ci attende qui. Allora, veramente nulla, bastava semplicemente andare nel passato, il gioco voleva questo, voleva. Vabbè, a sto punto me la faccio in bicicletta e via. Qui le macchine sono un attimo scontrate, ma non è successo niente di grave. Ah, Lister, Perla, che bello rivedervi. È passato un paio di un giorno, massimo due. Bentornati ragazzi, ma sbaglio o siete in più dell'ultima volta? Vabbè, c'è un in più. È Alphonse. Hai ragione. Ehi, tu là in fondo, chi sei? Oh, porta rispetto, bimbo. Mio nome è Alphonse. Forse dovremmo informarli sul torneo EAN, ma che dici? Ah, giusto, ragazzi. Dobbiamo andare a Yo-Kai World, ma manca poco. Abbiamo provato più volte a parlare con Rehan, ma non ci siamo riusciti. Tranquilli, noi abbiamo il pass speciale per il palazzo reale di Emma. Loro guardano confusi, dice, boh, avrà preso una botta in testa. Il che non è da escludere. Andiamo a Yo-Kai World del passato. In questo palazzo viveva all'antico il nostro amatissimo sovrano. Grazie dell'info. Orcanos, o come cavolo ti chiami in giargianese. Kuroyoni? Non lo so, Nero comunque, sì. Fermi, dove siete? Dica. Ancora voi? Mi sembrava di essere stato chiaro. Non potete proseguire. Ah, ma lui ha il simbolo in testa della squadra audace. Figo. Avete visto adesso? Questo bestione si ostina a non ascoltarci. Rilassati, Alistair. Sta a guardare. Ehi, signor guardiano, guarda qua. Ti flasho una donna. No, è un invito. Ma questo è un invito ufficiale scritto da Zazel in persona. E ha riconosciuto la firma. Io, Zazel, concedo al detective Yo-Kai permesso di incontrare il re Emma. Oh mio Dio. E quindi? Ci vuoi passare allora? Sarebbe un tantino urgente. Sai com'è? Il tuo re Emma è morto. Sì, vi lascerò passare. Almeno così smetterete di presentarvi qui. Perché c'è un traspec all'interno. Solo per quello motivo. Se no passerei sempre da qui io. Caccia anche la lingua perché fa più impressione. In teoria le maschere giapponesi che raffigurano gli Oni, alcune hanno anche la lingua di fuori, quindi sarebbe alquanto appropriato rispettare la tradizione, no? Non credi? Io è un po' che non trovo più i sigilli di Trisalamandra e mi sto seriamente preoccupando. Ah, niente bici qui sopra? Ma fammi fare tutto quanto il corridoio, è bello, è lungo. È un ponte, ma è bello, è lungo. E non posso neanche girare la... Mamma, bello. Hanno reso bene il fatto che la porta è enorme. Sono contento che abbiano fatto questa prospettiva. Questo gioco di prospettiva invece sembra tantissimo. Sembra piccolissimo, ma poi come ti avvicini diventa gigantesca. Anche pavimento riflettente, guarda che sciccheria. Quindi è qui che abita il re degli Yo-Kai. Degli umani del palazzo Emma. E voi che ci fate qua? A me è amichevole. Bella questa, Brutus, che barzelletta gli ha raccontato. Dimmi proprio te. Sai come si chiama l'Oni più veloce? Supersonico. Tu sei l'Oni più niente. Allora, per prima cosa io andrei ad aprire questo traspec qui. Hello. Ah no, però ti dico hello. Dunque, io dovrei conferire con Emma il mistico. Però non so se ci sono oggetti qui da prendere. Mamma mia, se corro un altro pochino più inclinato sbatto per terra. Bellissimo palazzo Emma. Molto meglio di quello di Yo-Kai Watch 3. Mamma mia, quello di Yo-Kai Watch 3 fa schifo in confronto. Tu sei l'Oni leggendario. Ti conosco perché ti ho in squadra, imbecilletto. Mamma mia, proprio sti Oni sono... Ci vorrebbe un Mastic qui dentro, che fa un po' di piazza pulita, sapete? Stanno parlando male di Emma il Grande. Li punirò, in nome della luna.
Comunque, io posso conferire con Emma l'Antico. Ma vabbè, però posso anche andare a parlare con Re, quindi, cioè, non, nulla mi impedisce di. Ah, lo specchio. Eh già. Nel 2 c'era la quest con Vuokshillo, se prendevi la sostanza nera di Vuokshillo. Ah, salve. Ma voi siete umani! E cosa ci fate a cospetto del re degli yokai? Vi avverto che a me non piace perdere tempo. Andatevene! Ma ascoltaci prima! Vampiraccio! Ma Zazzer, siamo entrati qui! Se siamo entrati qui è solo grazie a te, non ti ricordi? Jack, lui è lo Zazzer del passato, è normale che non ci riconosca. Hai ragione, il fatto è che sono praticamente identici. Chissà perché. Siamo qui per iscriverci al torneo Emma. Vorremmo parlare con il vostro re. Degli umani che vogliono partecipare? Ora le ho sentite tutte. Aspetta un attimo, Zazzel. Questo è più autoritario. Mio signore. Osserva bene i loro polsi. Possiedono le lenti che collegano umani e yokai. Sono certo che non abbiano cattive intenzioni. Perché non li ascoltiamo? Sì, d'accordo. Maestà, siamo qui per sconfiggere lo yokai che ruba le anime umane. Lo yokai che ruba le anime, dici? Esatto, ci ha rivelato che sono nascondiglio qui nei paraggi. Per questo siamo giunti a Yokai World. Dobbiamo porre fine a questo orrore. Proprio così, e c'è anche un'altra ragione a dire il vero. Oggi nascerà il futuro Elma, e noi dobbiamo salvarlo a tutti i costi. Quindi siete qui per salvare i vostri cari e il futuro Elma, ho capito bene? Bene, mi avete convinto. Vi concedo il permesso di partecipare al torneo. Grazie mille. Non ho finito. Potete prendervi parte solo ad una condizione. Come ben sapete, al torneo possono partecipare solo yokai molto potenti. Il requisito che vi chiedo è possedere il livello C con le vostre lenti. Il livello C? Si riferisce al rango C? Dovremmo parlarne con la nonna. Il fatto è che non potevamo neanche affrontare la missione precedente del rango B se non. C'era un barcologio che si apriva solo col rango B. E dovevamo prendere per forza il rango B per entrare al palazzo. Ma la versione giapponese dice il livello più alto, quindi probabilmente ho refuso. Ma continuiamo, abbiamo bisogno anche di un nome per iscriverci al torneo. Al torneo, che succede? Vai in stand-by da solo? Certo che ce l'abbiamo, noi siamo i Detective Yokai! Interessante, suona davvero molto bene. Il torneo inizierà a breve, preparatevi a dovere. Un attimo, mi sembra giusto. Torniamo a casa e pensiamo alla strategia. No. La strategia è attacco totale. Siete sicuro di ciò che fate, signore? Sono pur sempre degli umani. Fidati, Zazzle. Non cederò il trono a lui, non così facilmente almeno. Dopotutto, solo chi conosce il vero potere è degno di essere re. Quindi state dicendo che quei ragazzini? Forse, chi lo sa. Una cosa però posso dirtela già adesso, mio caro Zazel. Quei giovani hanno un potere enorme. Presto ne sarai testimone anche tu. No, anche nella versione giapponese dice che è il rango più alto. O meglio, dice un ho alzato il mio rango al massimo, quindi non. Boh. Comunque sia. Ora siamo a cena da loro. Le ragazze fanno comunella, come è giusto che sia. E ha cucinato Spiridomo, che è davvero bravo a cucinare. Lasciate che accompagni le signorine alle loro camere. La faccio andare in camera con lui. Tutto bene, Colt. Colt sta pensando dei ragazzi. Vabbè, alla sua età è normale. Oh, sto bene, mi stavo solo chiedendo dove sia andato Alphonse. Alphonse? È un monello, Alphonse. Ora Alphonse andrà a vedere Summer perché è la principessa, solo per quello, mica per altro. Fuori fa davvero molto freddo, specialmente a quest'ora. Non ti preoccupare, sarò di ritorno fra pochi minuti. Quindi ora noi andiamo con Cole. Eh no, Shuten Doji, torna. Quindi noi andiamo con Cole a vedere dove sta Shuten Doji.
O Alphonse, che dir si voglia. Già. Questa è la spada che impugnava il suo amico. Eccoti qui, Alphonse. Cole, sei tu. Quella è la folgore dei vulcani, vero? Sì. È l'unico ricordo che ho di Abel Guerriero. E anche una delle chiavi del risveglio di Vuoto Oscuro. Ironico, Oh. vero? Non dire così. Ora che siamo iscritti al torneo potremmo indagare su di lui. Sono certo che collaborando riusciremo a trovare la soluzione. Farò tutto il possibile per vendicare Abil Guerriero, lo giuro. Sono anche disposto ad evocare Asura con questa spada se necessario. Cosa? Vorresti evocare Asura? Perché sei così sorpreso? Se tu puoi evocarlo, allora posso farlo anche io. Anzi, a dirla tutta, è probabile che io ci riesca in modo più efficace. Non ho uno Yokai Watch, è vero. Ma questo non mi impedirà di provarci. La mia essenza è in cambio del potere di Asura. Vuoto Oscuro non potrà nulla. Ma così facendo metteresti a rischio la tua stessa vita, lo sai, vero? Non mi importa di questo! Io ho tradito la principessa Shuka! Farò di tutto per farmi perdonare da lei! Ma che dici, Shuden Doji? Pensi davvero che Summer si sia sentita tradita da te? Beh, ti sbagli! Se ciò che vuoi è sacrificarti per Asura, prima dovrai vedertela con me! Sono disposto ad affrontarti in battaglia se sarà necessario. Ah sì, molto bene, allora non mi lasci altra scelta. Io sono Shuten Doji, un perfido yokai nelle cui vene scorre il sangue degli yoni. Forza umano, fatti sotto! Dimostrami di che pasta sei fatto. Lascia fare a me. Vediamo un po' Baihu che combina. Ah, è un attacco che devo premere, certamente. Colpisci, colpisci. No, ma che ti pensi? Che davvero rimango fermo a te i colpi? Oh! Non rimango fermo, te lo scordi. Calma. Posso scambiarmi con gli altri? Ah, ok, mi sembrava strano, infatti. Agala, bambino qua sopra che non c'è nessuno. E via, continuiamo. Ah, non me l'ha messo proprio? Che fregatura. Vai. Bello. Vai, colpisci. Non mi ricaricava, se ci vuole. Bene. Boia, zio. A me è andato. Bene. Sì, il drone. La luna, ciao. Buonanotte, tu e il drone. Vai, 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 sta qui. Alzo le mani per aspettare il drone. La luna. La luna. Quando arrivi? Basta così, Shuten Doji! È finita! È stato piuttosto bravo, devo ammetterlo. Ma non hai evocato Asura? Ma la vera sfida inizia ora. Preparati a soccombere! Se pensi che ci andrò piano, ti sbagli di grosso. Eccolo. No, così non va. Perché ti ostini a non capire? Ascoltami, potente Asura! Ho bisogno del tuo potere! Forza, demone del vulcano! Mostrati a noi! Ah, sembra che tuo amico ci sia riuscito alla fine.
Ma tu sei... Oh, che maleducato! Non mi sono presentato! Io sono il grande Asura! Incredibile! Riesco a percepire tutta la tua determinazione. Bene, sono pronto. Esaudirò il desiderio di quello yokai. Tu che possiedi la sciabola del tuono, fammi vedere di cosa sei capace. Se riuscirai a sconfiggermi, ti metterò a disposizione il mio aiuto. Cosa? E se Shuten Doji? Basta chiacchiere, umano! Non vorrai certo sprecare gli sforzi del tuo amico. Ma certo. Ora ho capito tutto. È un boss. Molto bene, Asura. Sono pronto. Forza, iniziamo questa battaglia. Ma io ora come faccio? Lui è forte. Molto forte. Provocazior? Andiamo al drago azzurro, vediamo come funziona. Non lo so. Vediamo che combina. Niente, non attacca. Non mi pare che abbia fatto molto. Oh, stai buono. Ah, becco pure la spilla, va, ti piace? Mannaggia, oh! Allora, dai, è quando ci vuoi a caricarti, mamma mia! Dai, colpi. Vabbè, sì, buonanotte. Buono, buono. Toh, beccati questo. Sì, guarda, non mi fai molto di danno, eh. Allora beccati questo. Hoppla! Beccato neanche per sbaglio, immagino. Oh, muoviti! Mamma, questo l'ho preso proprio bene. Ah! Vabbè, sì, vediamo un po' che cosa c'è qui. Ah, niente di che, mi dà un po' di salute. Beh, giusto, dai. Ah, arrivo, eccomi, ti rubo un po' di energia prima. Ma lui stanna? Hai capito il maledetto stanna? Oh! Goemon! Magari doveva venire più vicino, però. Prossima volta vengo più vicino, Ecco, ti rubo un po' di energia, Oni no Chikara-o! Oh, si è buggato, che bello. Che bello che si è buggato alla fine. Penso, A meno che non sia semplicemente incantato, non lo so chi può incantare di loro. Comunque è andata bene. Con alcuni watch posso bloccare l'avversario per qualche secondo. Però non. Oh, sfera grande. Devo usarle le sfere, ancora non le usate. Bella sfida comunque, mi piace sto boss. Bello. Fantastico. Questa sì che è stata una battaglia coi fiocchi. I miei complimenti, Cole. Ora sei degno della folgore dei vulcani. Sono sicuro che saprai usarla al meglio. Ecco a te. Quindi ora possiamo evocare Asura. Che bello. Prometto che me ne prenderò cura. Grazie di cuore, Shuten Doji. Quindi era tutto un piano di Shuten Doji. Ha sacrificato se stesso per evocare Asura. Ha
A presto, ragazzo. E non dimenticarti di salutare il tuo amico da parte mia. Allora, è tornato. Allora, che cosa serviva? Alfonso, tutto bene? Perché Alfonso è scendendo oggi? Sì, credo di sì. Ti sei comportato da irresponsabile. Non farlo mai più, d'accordo? Perdonami, ma era l'unico modo per ottenere il potere di Asura. Promettimi che userai quella spada nel migliore dei modi. Sono sicuro che in questo modo riuscirai ancora di più ad aiutare tutti. Bene, sembra che il mio lavoro qui sia finito. Alzati. Ti sbagli di grosso. Il tuo lavoro è appena cominciato. Devi risvegliare Shuka, no? Per questo proteggeremo Summer insieme. Già. Sì, credo che tu abbia ragione. Forza, torniamo dagli altri. Wow, bellissimo lo scontro con Asura. Non me l'aspettavo. Ah, che colazione spaziale. Sì, vuoi fare il bis. Ora dobbiamo andare a trovare Emma e dobbiamo fare la prova del torneo. Emma, ora che abbiamo anche Asura, evochiamo Asura ovviamente il prima possibile e facciamo un gran trambusto. Bene, direi che per questo video è tutto. Ho fatto un verso strano. Il torneo sta per iniziare, sbrighiamoci. Dico io quando sbrigarci. Allora, ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!